Di consueto, nel calendario ciclistico, le grandi classiche del Nord Europa si possono suddividere in due categorie: le classiche delle pietre, che comprendono Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix e altre semiclassiche, e le classiche delle Ardenne, Amstel Gold Race, Freccia Vallone e Liegi-Bassoliegi, tradizionalmente corse dopo quelle delle pietre e che si contraddistinguono dalle prime per i percorsi più duri dal punto di vista altimetrico, dall'assenza di pavé e anche dalla differenza di start list che di solito si evince quando si passa dall'ultima classica sul pavé alla prima delle Ardenne. Si passa da uomini pesanti con grande potenza sulle gambe, su strappi brevi come quelli fiamminghi, a uomini più leggeri che vanno forte sulle salite più lunghe. Fino al 2004 nessuno era riuscito nell'impresa di vincere nello stesso anno tutte le corse del trittico delle Ardenne, fino a quando non arrivò Davide Rebellin. Quel 2004, iniziato male a causa della morte del pirata, si dimostra essere un buon anno per i corridori italiani. Ne sono infatti testimonianza la doppietta Giro Lombardia di Damiano Cunego, l'oro a 5 cerchi di Paolo Bettini, il podio al Tour di Van Basso, ma soprattutto il tris vincente di Davide Rebellin su quei terreni tanto cari agli italiani. È il 18 aprile 2004, si corre l'unica classica olandese valevole per la Coppa del Mondo, l'Amstel Gold Race. Allora, diversamente dagli ultimi anni, l'arrivo era fissato sull'erta principale di questa corsa, il Kouberg. Salita di 1200 metri con pendenza media del 5% con punte fino al 12%. L'allora corridore della Gerolf Steiner risponde a un attacco di Bettini sul Fromberg, penultimo muro, e rilancia l'andatura. Solo il corridore di casa Bogaert ha la forza di accodarsi alla ruota di Rebellin. I due collaborano fin da subito. Nel secondo gruppo, costituito da Bettini, Di Luca, Van Petegem e Kessler, non c'è accordo. Si capisce subito che di questi quattro solo uno di essi salirà sul podio finale. Nel frattempo si sale sul Kouberg, Rebellin e Bogaert aspettano gli ultimi metri per giocarsi ciascuno le proprie carte. Rebellin in seconda ruota, in posizione favorevole, si muove lesto ai 50 metri e non dà spazio di replica all'avversario. Davide Rebellin è il re della birra. Festa italiana completata da Paolo Bettini, che vince la volata per la terza posizione. Il mercoledì successivo si torna in Belgio per la Freccia Vallone, corsa che termina a Huy, su quel muro famosissimo e spaccagambe, 1,3 km al 9,2% con un tratto impossibile al 26% che incorona i grandi scattisti in grado di sapersi gestire su quelle pendenze devastanti. Come di consueto, la corsa risulta essere bloccata. Tutti attendono il muro finale per lanciare il proprio attacco. Attaccano Kessler e Riccardo Riccò. Da dietro rispondono con una fiammata Rebellin e Di Luca. Ed in un non nulla recuperano i due. E testa a testa, italiano al traguardo. Sul ritmo incessante del Veneto, Di Luca molla negli ultimi 100 metri, certificando il successo del rivale. Terzo sarà Kessler. È la Doyenne, la classica più antica, e la Liegi-Bastogne-Liegi, 25 aprile 2004. Rebellin può scrivere la storia. Tutti gli occhi sono su di lui, sia dei giornalisti ma anche dei suoi rivali. Sul Saint-Nicolas, penultima ascesa, Rebellin capisce intelligentemente che il tentativo di Vinokurov e Bogaert è quello giusto per arrivare all'arrivo, ed è così. I tre trovano subito accordo, la fuga a buon gioco e il plotone rivedrà quei tre sotto linea d'arrivo. Sulla collinetta di Hans, Rebellin decide di agire di rimessa, controllando le sparate di Vinokurov prima e di Bogaert poi, castigandoli nelle ultime centinaia di metri. Con questa vittoria il Veneto entra di diritto nella leggenda del ciclismo, il primo corridore a cogliere il trittico dell'Ardenne. Ma non fu l'unico, infatti, riuscì in questa epica impresa anche Philippe Gilbert, ma più tardi, nel 2011.
Davide Rebellin, inoltre, nella sua carriera riuscì a vincere per altre due volte la Freccia Vallone nel 2007 e nel 2009 ed è ancora in gruppo alla modica età di 49 anni e non si sa se e quando deciderà di smettere. E questo episodio di Molerino Classic è terminato. Spero che vi sia piaciuto. Se fosse così, mi piace, commento, iscrizione. Condividete il video con tutti i vostri amici se gli volete far arrivare il messaggio di questa grande vittoria di Davide Rebellin e noi ci vediamo a un prossimo video.